Bentornati amici del campionato universitario, davanti a voi lo Shelby e il Panzarotti, lo Shelby che deve vincere per inseguire la testa della classifica e non lasciar scappare via Roma Capoccia. Invece il Panzarotti vuole provare a fare il risultato per confermare quanto di buono fatto fino a qui. Lo Shelby in bianco-rosso presenta Caldarola, Capaccio, Ceci, Macchetti, Penna, Plebani, Riva e Sordi. Dall'altra parte invece abbiamo il Panzarotti con Cuzzocrea, Dell'Uva, Mazzini, Moreale, Pittella, Pugliani, Sacchetti, Trento, Valenti, Zerbini e Vazzorni. Arbitra Russo, guardaline Lanzillotta. Bravo Luca! Panzarotti in possesso di palla con il numero 8 Trento, che supera la metà campo, sta vicino alla tre quarti, scarica sulla destra per Vazzorni. Vazzorni, conclusione, fuori di poco. Riva allarga il gioco dall'altra parte, buono il cambio gioco. Resta le parole, conclusione all'improvviso di Macchetti, alta sulla traversa. E ancora punizione, Sacchetti sul punto di battuta, partirà col destro, prova la botta secca, respinta del portiere, la palla resta lì, altro miracolo, miracolo del portiere dello Shelby Capaccio, che salva i suoi da un gol certo. Prova a saltare l'uomo, Riva intercetta, si butta in avanti, ma Eotti fa buona guardia Valenti. Rimessa laterale, Riva prova a combinare col numero 10, Ceci, Riva va sul fondo, cross al centro, manca però il pallone Penna, poteva essere una buona occasione, troppo lunga. E adesso sul punto di battuta ancora una volta Sacchetti, che poco fa sulla stessa punizione dalla mattinale leggermente spostata più sulla destra ha sfiorato il gol del vantaggio, grazie all'ottima risposta di Capaccio si è salvato lo Shelby e riproverà lui. Sul punto di battuta ci sono sia lui che Trento, prende la rincorsa corta Trento, punizione forte, respinta ancora di Capaccio, la palla resta lì, sul punto di battuta Cuzzocrea prova a tirare. Ancora lì il pallone, lo mette dall'altra parte, l'arbitro si allontana, Caldarola sul punto di battuta, rincorsa abbastanza lunga per lui, batte, fischia, batte Caldarola, forte, al lato, di pochissimo. Si avvicinano gli uomini e cerca la rimessa profonda il Panzarotti, la mette giù di testa, arriva per Penna che può provare la conclusione, buona la risposta a terra del portiere Zerbini. Trento supera la metà campo, si avvicina alla tre quarti, può allargare, sceglie invece di rientrare sul sinistro ma fa un errore, perde il pallone, Caldarola avanza, può passarla, può calciare, sceglie il tiro, la palla si spegne a lato. Buono l'intervento di Macchetti. Ceci prova a combinare, niente da fare. Con Dell'Uva per Trento, la mette giù, cerca il compagno, Dell'Uva rientra sul destro, prova a saltare l'uomo, passa pallone, passa per Trento in aria, prova a metterla al centro, grande occasione per il Panzarotti che si divora il gol del vantaggio. Il gioco per Plebani cerca Riva punta l'uomo, prova a combinare direttamente con Ceci, entra in area di rigore davanti al portiere, conclusione, respinta, la palla resta lì ed è fuori, incredibile cosa si è mangiato. La palla resta lì, Penna trova Riva sulla destra, Riva calcia e gol con la deviazione di Vazzorni. Riva porta in vantaggio lo Shelby, vantaggio dopo una fase di studio, una fase di convulsa nel match. Per Trento punta Macchetti, Trento prova a rientrare sul sinistro, intercetta da Macchetti, riparte Sordi, lo Shelby sulle ali dell'entusiasmo, prova a saltarlo, non ce la fa, recupera il pallone, rimessa laterale in zona d'attacco per lo Shelby, difesa non schierata, prova la conclusione, Ceci si salva in calcio d'angolo Zerbini. Elude due uomini, entra nelle Sordi, conclusione, palo. Trento la mette giù, prova a rientrare sul sinistro, pallone al centro dell'area, Dell'Uva ed è pareggio in mezza rovesciata, che acrobazia, che gol. Mentre Sacchetti supera la metà campo, allarga il gioco per Trento può entrare in area, punta l'uomo, lo salta, conclusione ed è vantaggio del Panzarotti con un bellissimo gol di Trento. Sale lo Shelby, le ultime speranze del pareggio sono affidate a Sordi, l'arbitro si allontana, si prepara a fischiare, Sordi prende la rincorsa, fischia, parte lui col destro, palla a lato, potrebbero spegnersi e finisce infatti così, 2-1 per il Panzarotti.